A 10 anni, Dito Spezzato ha già vissuto i 2/3 della sua esistenza. Molto tempo fa si è rotto l'indice cadendo da una roccia. Il suo harem comprende 12 femmine e alcuni dei suoi numerosi figli sono già adulti. Per la maggior parte del tempo conduce una vita tranquilla. Per Dito Spezzato, come per tutti gli altri capi harem, c'è un'insidia in agguato, la banda degli scapoli. Quei giovani maschi, cacciati dal padre alla pubertà, hanno una sola ossessione, le femmine che non possiedono, o meglio, che non possiedono ancora. E il più temerario di tutti, con la faccia storta, è il capo, Corsair, Corsaro. Ha gelato durante la notte. È un momento raro per Dito Spezzato. Per trovare un po' di calore le femmine si sono radunate attorno a lui. I piccoli giocano. Hanno appena un anno. Una delle femmine viene a presentargli i suoi ossequi, poi lo pulisce in segno d'amicizia. È una bella vita, nonostante il freddo. Due giovani femmine hanno preferito la vicinanza del cortigiano, Golden Boy, un giovane maschio proveniente dalla banda degli scapoli che gironzola attorno all'harem ormai da 2 anni. Come ogni giorno, i vari gruppi salgono uno dopo l'altro verso l'altopiano. Il territorio di Gosh Meda è una striscia di terra larga 300 metri che costeggia le falesie per alcuni chilometri. Le scimmie si spostano come preferiscono al suo interno, senza seguire un tragitto regolare. Per il momento gli scapoli sono lontani dagli harem. La banda si trova a 200 metri più in basso, nella piccola foresta di ginepri ricoperti di licheni. Sull'altopiano, Dito Spezzato e le sue femmine ritrovano altri harem del branco. Zingero è in compagnia delle sue 6 femmine e dei loro piccoli. È il sovrano incontrastato di tutti gli altri capi harem. Mangiare erba è l'occupazione principale della giornata. A settembre, alla fine della stagione delle piogge, ce n'è in abbondanza. Dito Spezzato deve tollerare la vicinanza di Golden Boy, il cortigiano. È impossibile cacciarlo via. Tra di loro è guerra aperta. Una piccola guerra, viscida, meschina, fatta di 1000 tensioni quotidiane. Golden Boy di solito preferisce allontanarsi invece di subire un confronto aperto. Le mani, particolarmente abili, devono scegliere gli steli più teneri, che sono anche i più nutrienti. A quest'altitudine le possibilità di variare il menù sono minime.
Ci si limita quasi sempre a rastrellare il prato sistematicamente e con cura. Una femmina che ha partorito stamattina in disparte raggiunge il branco. Il suo piccolo è ancora tutto bagnato. È un momento difficile per la giovane mamma. Tutte le femmine del suo harem vogliono vedere e soprattutto toccare il neonato. Il padre invece è totalmente indifferente. La madre ritroverà un po' di pace solo quando ogni femmina del gruppo avrà verificato il sesso del suo piccolo. Gli scapoli mangiano a mezza costa, in mezzo alle aloe. Poi raggiungono a loro volta l'altopiano per riunirsi al branco. L'atmosfera cambia immediatamente, soprattutto tra i capi harem. Alzano le sopracciglia, un gesto di collera. Sbadigliano nervosamente. Tutti i capi harem stanno in guardia. Eccola, un po' in disparte, la banda degli scapoli. 9 giovani maschi sempre raggruppati attorno a Corsaro. È lui che comanda e viene rispettato. All'interno della banda c'è una rigida gerarchia. Il numero 2 è Totem, con la sua enorme cisti sul mento. Ed ecco il numero 3. La dominanza è in rapporto con l'età, ma anche con l'ordine di arrivo nella banda. Un indizio, la lunghezza dei peli. Più sono corti, più l'individuo è giovane. La banda riceve anche dei visitatori, come questo giovane maschio che si adatterà progressivamente alle rigide regole del gruppo. Corsaro lancia un'occhiata insistente. Tutti si spaventano. Quando Corsaro decide di allontanarsi, bisogna seguirlo, senza aspettare. Se Corsaro si avvicina, bisogna cedergli il passo. Questa regola si applica a tutti i gradi della gerarchia. Le prime tensioni spuntano verso la fine del pomeriggio. Dito Spezzato è nervoso. Alcune delle sue femmine si avvicinano troppo alla banda. Allora si fa valere sugli scapoli e provoca una mimica di paura nel numero 3. Due secondi dopo, Corsaro respinge la prima offensiva.
ma Dito Spezzato torna accompagnato da Golden Boy, il cortigiano, che senza alcuna esitazione attacca la banda. Finalmente, accanto a Dito Spezzato, riesce a far indietreggiare gli scapoli. È l'unica occasione in cui capo e cortigiano si sentono fratelli. A sud del territorio, lo sciacallo ha fiutato l'odore di una carcassa, ma sono già arrivati gli avvoltoi. Allo sciacallo piacciono le carogne e caccia solo prede di piccole dimensioni. Le gelada non hanno di che preoccuparsi, eppure, proprio a causa sua, ogni anno a Gosh Meda muoiono circa 10 babuini. Lo sciacallo semina la morte con i suoi escrementi. Contengono le uova microscopiche di un parassita inoffensivo per il carnivoro che lo ospita. Ma quando una scimmia ingerisce gli escrementi insieme all'erba, le uova vanno a finire sotto la pelle e causano grosse cisti piene di larve. Basta il minimo graffio per provocare l'infezione e la morte. Crochet, un cino, è il più vecchio capo harem di tutto il branco. Ha 13 anni. Ha la mano sinistra paralizzata in seguito a una brutta frattura del polso. Ma l'età e l'handicap non gli impediscono di essere irascibile con gli scapoli. Una delle sue femmine, Carabosse, ha due enormi cisti sul petto e un'altra sul di dietro. Comunque, è la femmina dominante dell'harem. Quando passa, tutte le fanno largo. Carabosse è anche la femmina preferita da Uncino. Di tanto in tanto, Uncino richiama all'ordine una delle sue femmine, che secondo lui si è allontanata un po' troppo, ma non ha fatto i conti con la solidarietà femminile. Ormai Uncino è vecchio. Dopo tanti anni le sue femmine si conoscono benissimo e si uniscono contro il maschio appena questo mostra il minimo segno di animosità. Uncino non decide neanche più la direzione da prendere quando l'harem si sposta. È Carabosse che se ne preoccupa. Anche le femmine di Dito Spezzato sono molto solidali. La prova è che si dedicano a lunghe sedute di pulizie reciproche. Una di esse indossa una splendida collana di vesciche bianche attorno al petto e ne ha una identica sul posteriore, che nelle scimmie è il posto più classico per i segnali sessuali. Dal momento che le gelada trascorrono la maggior parte del tempo sedute a mangiare, può darsi che la natura le abbia dotate di un segnale più evidente sul petto. Anche un'altra femmina dell'harem, una figlia di Dito Spezzato, è in calore. Ha 4 anni e quasi adulta, ma non completamente. Regolarmente tenta di sedurre il padre, senza successo. Forse il maschio manca d'ardore, ma così non c'è il rischio di consanguineità. Fortunatamente c'è il cortigiano, Golden Boy, ed è verso di lui che si dirigono tutte le figlie insoddisfatte di Dito Spezzato. Ma bisogna essere prudenti, il capo non è mai lontano.
Da quando è iniziata la stagione delle piogge, a giugno, ben 5 gelada sono morte per problemi respiratori. Qui il clima è la causa principale di malattia. Solo i maschi degli harem restano in disparte, come se il calore del contatto riguardasse prima di tutto gli altri, soprattutto le femmine. L'attività riprende appena si calma la pioggia. A metà giornata, dopo una lenta avanzata di 300 o 400 metri, il branco di Gosh Meda è a sud del suo territorio. Il grande capo, Zingerò, è in piena forma. Giovane maschio padrone di un harem raduna frequentemente le sue femmine attorno a sé, facendolo sbruffone, ma la sua autorità è reale. Tuttavia, la vicinanza di Dito Spezzato lo disturba, glielo farà capire. Dito Spezzato gli tiene testa borbottando per la collera, ma rifiuta ben presto il confronto. La tecnica è semplice. Bisogna evitare a tutti i costi lo sguardo dell'aggressore. Ma non basta a far tornare la calma, perché nel frattempo sono arrivati gli scapoli. Dito Spezzato è nervoso e appena scorge la banda carica. Il primo scapolo che incontra è giovane e non crea problemi. Ma arriva Corsaro con il suo seguito. Alla fine del pomeriggio il branco è nei paraggi di una falesia situata all'estremità sud del territorio, l'unica che sovrasta l'altopiano. È qui che le gelada passeranno la notte. L'harem di Dito Spezzato sceglie sempre un punto della parete particolarmente difficile da raggiungere. Le iene o i leopardi che si aggirano di notte non hanno alcuna speranza di arrivarci. Ma prima di andare a dormire, Dito Spezzato ha una faccenda in sospeso. Vuole ancora venire alle mani con gli scapoli. Ma non c'è niente da fare, perché un giovane da solo riesce a metterlo in fuga. Alla fine, fatto eccezionale tra gli animali, Dito Spezzato comincia a usare delle armi per tenere a distanza il suo giovane avversario.
Lo scopo è quello di impressionare il contendente, perché in realtà, in quanto a precisione... Sedute su piccoli ripiani, esposte al vento e alla pioggia, le scimmie non dormono mai profondamente. È lo scotto da pagare per proteggersi dai predatori. Sull'altopiano lo sciacallo parte per la caccia. Il minimo rumore sospetto scatena grida d'allarme nel branco. Tutti si svegliano, osservano lontano quando la luna lo permette. Poi il sonno riprende il sopravvento. In quanto allo sciacallo, dormirà solo all'alba. L'harem di Dito Spezzato lascia la falesia a sud e si prepara a raggiungere il pendio delle aloe per fare il primo pasto. Ma la strada di Dito Spezzato si incrocia di nuovo con quella di Corsaro. Ben presto, tutti gli scapoli sono dietro il loro capo. Molto rumore e molti gesti, ma in fin dei conti poche ferite. Qui sono le cadute ad essere pericolose. Lo scontro è stato breve, ma Dito Spezzato è sempre fuggito, anche quando era inseguito solo da Corsaro. La banda si calma rapidamente. Ognuno viene a porgere i suoi ossequi a Corsaro. Oh.
Tutti mangiano canticchiando, come al solito. Le labbra non si muovono al ritmo perché le gelada sono ventriloque. Cosa ancor più sorprendente, fra tutte le scimmie sono quelle che possiedono la voce più simile a quella dell'uomo. Pronunciano 3 o 4 vocali e un numero equivalente di consonanti, però non conoscono il segreto della parola. Una parte delle scimmie si trova in mezzo agli animali domestici, anche loro dei gran mangiatori d'erba. Gli unici scambi con il branco sono dettati dalla curiosità e a volte c'è un'incontenibile voglia di giocare. È il momento della siesta. Durante il riposino i maschi non hanno niente da fare mentre le madri vengono disturbate in continuazione. Dietro questa scena commovente si sta svolgendo un dramma. Il piccolo di 10 mesi è nel pieno dello svezzamento. Pulisce la madre con ardore per tentare di far sgorgare qualche goccia di latte dalle sue mammelle vuote. Fortunatamente lì vicino c'è la sorella maggiore. Questo non riuscirà neppure a toccare il petto della madre. Thank you.
Le sorelle maggiori adolescenti adorano prendersi cura del fratellino o della sorellina. Alla stessa età dei giovani maschi sono molto più vicine alla madre. Il fratellino va a giocare con un adolescente del vicinato. Il gioco comincia bene. Ma il grande diventa un po' troppo brusco. La sorella interviene immediatamente. Tuttavia, giocare a fare la mamma ha dei limiti. Tra gli abitanti di queste montagne ci sono l'avvoltoio Gipeto e numerosi corvi dalla testa bianca. Ai bordi della falesia i corvi tentano di portar via una carcassa a un'aquila rapace. L'aquila è imponente, ma i corvi sono numerosi e cocciuti. Ora le quattro figlie di Dito Spezzato formano l'harem di Golden Boy, un harem nuovo di zecca. Evita sempre più di mescolarsi con quello di Dito Spezzato. E adesso, quando Golden Boy scorge gli scapoli, li mette alla prova come gli altri capi harem. Ma è giovane ed è sicuro di sé. Mentre si dirige a dormire, il branco allunga il passo perché dei pastori stanno attraversando l'altopiano. In genere la convivenza è abbastanza tranquilla. Stanotte le gelada andranno a riposare su una falesia più in basso rispetto all'altopiano. Thank you.
Alla base della falesia c'è Wuf Washah, la foresta degli uccelli. Lì vivono altre scimmie, i colobi guereta. Anch'essi si organizzano in harem. Ma qui il tempo passa a rallentatore. I litigi sono rari e le lotte esplodono solo ogni 5 o 6 anni quando un maschio viene detronizzato. In alto, sul bordo della falesia, un gruppo di adolescenti si è formato spontaneamente. Anche se le femmine non sono bandite, è composto quasi unicamente da giovani maschi. È in questi gruppi che ci si inizia ai primi rudimenti della vita da adulti, la lotta. La legge del più forte. L'amicizia. La posizione dell'accoppiamento che esprime anche nervosismo. Ma l'adolescenza è anche l'occasione per scoprire dei sentimenti forti, la frustrazione, del resto ben presto dimenticata. Il dolore, perché non si prende in giro impunemente una femmina dominante. E se non si capisce che un'espressione corrucciata del grande capo era destinata a qualcun altro, è il panico. Una giovane femmina rifiutata dal padre ha lasciato recentemente la famiglia in cui era nata per unirsi a quella di Dito Spezzato. Le altre femmine dell'harem non le lasciano un attimo di tregua, la aggrediscono in continuazione. Quando l'attacco è troppo violento, la nuova arrivata si precipita verso Dito Spezzato, ma il suo sostegno è completamente inefficace. Ci vorranno 6 mesi prima che venga accettata. Il branco al gran completo è sceso nella piantagione di eucalipti, al margine del suo territorio. È un paradiso. Si è mescolato al branco di Debrevi Ram. Questi incontri avvengono quasi sempre con calma. Qui l'erba è più lunga e più abbondante che sull'altopiano, ma è un po' meno tenera. Le gelada non si trattengono mai più di qualche ora tra gli eucalipti. Come sempre, Karabos annuncia la partenza. Il branco di Gosh Meda si separa da quello di Debrevi Ram e risale verso l'altopiano.
Un po' più lontano, due femmine lanciano sguardi inquieti. La situazione è davvero particolare. Queste femmine appartengono al branco di Debrebiram e hanno seguito per sbaglio quello di Gosh Medha. Sono completamente disorientate. Non hanno scelta. Devono raggiungere il branco di Gosh Medha. È sul finire del giorno che si fanno sentire le tensioni più forti. Stavolta si tratta di un tentativo di colpo di Stato. Solo il capo degli scapoli ne è capace. Corsaro abbandona d'improvviso la banda. Se la prende con Dito Spezzato. Durante i tentativi di colpo di Stato gli attacchi sono violenti, le ferite non sono rare. Le femmine non intervengono, non prendono mai parte alle truffe dei maschi. Tra due assalti, Dito Spezzato tenta di tranquillizzarsi vicino alle sue femmine. L'ultima offensiva di Corsaro è la più brutale. Tutti si precipitano a vedere. Nonostante la furia degli attacchi, Dito Spezzato non ha indietreggiato. Corsaro lascia perdere. Dito Spezzato si accerta che il suo rivale si sia ritirato sul serio. Se avesse ceduto, Corsaro avrebbe moltiplicato i suoi attacchi nei giorni successivi. Dito Spezzato rischiava di perdere tutte le sue femmine. Gennaio, 3 mesi più tardi. Le piogge sono finite. Il verde prato si è trasformato in un arido tappeto d'erba gialla. Bisogna cibarsi di radici, scavando in continuazione, altrimenti ci si deve accontentare del fieno. Dito Spezzato ha sempre il pieno possesso del suo harem. Ma Corsaro ha in serbo una sorpresa. Non ha provocato un colpo di Stato, non è diventato un cortigiano, eppure possiede delle femmine. Ha sempre la faccia storta, ma non è più il capo degli scapoli. Corsaro ha semplicemente recuperato le due femmine disperse del branco di Debrebiram con i loro due piccoli. Comincia una nuova vita. Ha le femmine, certo, ma deve anche subire gli assalti della banda, dei suoi nuovi nemici, prima compagni di lotta. Quanto a Dito Spezzato, è tranquillo per un po'. Il tempo necessario perché un nuovo capo banda sia abbastanza potente per tentare un colpo di Stato. Intanto, si gode una vita rilassata insieme alla sua piccola famiglia.